pietra del piccolo turco Emre Edet, il Maradona del Bosforo, mortifica le illusioni della Lazio e conferma il grande cuore dell'Inter. Così la Lazio, passando dal 3-0 al 3-3, perde la grande occasione di staccare i nerazzurri di 4 punti e di restare in testa alla classifica. Ma in ogni caso, dando lezione di calcio e divertimento nel primo tempo, raffinati gli interscambi di ruolo tra Fiore e Lopez, magnifico autore l'argentino di una clamorosa tripletta che lo porta a 8 reti fra i marcatori, la squadra di Mancini dimostra di voler proseguire nella sua corsa senza obiettivi dichiarati e per questo ancora più sorprendente, regalando di sé un'immagine sorridente e allettante per il possibile nuovo compratore. No, il nostro obiettivo è quello di rimanere lì insieme alle squadre migliori fino alla fine e vedere quello che succede. Prossima partita è la Juventus. Anche questa è una bella partita e speriamo di andare a Torino a prendere i punti che abbiamo perso ieri. L'Inter, che ha appena strappato l'1-3, deviazione di Couto su percussione di Crespo, crede subito nella rimonta, con Recoba al posto di Okan fionda palle più insidiose e nella ripresa macina assalti non raffinati ma pressanti e vede crescere la spinta di Saverio Zanetti e le iniziative di Conceição. Per contro i biancocelesti arretrano e permettono a Emre di ingannare due volte Peruzzi, senza dimenticare nel finale i pali di Crespo e di Sando Cancorradi. La prima cosa che ho detto ai miei giocatori dentro il campo è che non dobbiamo perdere la testa, perché un 3-0 è molto duro. Il numero del piede? 39. 39, lei Mancino però ha segnato anche di destro, Maradona segnava solo di sinistra. No, io, tu l'hai detto Maradona, però io non pensavo così. Dal gol di Pescara all'Italia con la Turchia, a quelli dell'Olimpico, quando il tiro vuol dire fiducia.